l'amministrazione ha girato praticamente tutta Italia per il tempo. Signore e signori, Daniele Ramo! Bene, bene, eccoci qua. Allora, che bello, quando la gente aspetta. 18 luglio 1972, una data che così su due piedi non vi dirà nulla, questa sera arrivate a casa, vedete Wikipedia, capirete. Sono nato io, dai, 5 del mattino mi andavo di rompere le palle, fin da subito. Però la cosa importante, come diceva Andrea, sono nato a Savona, vivo a Genova, ma sono nato, 43 anni fa, da genitori calabresi emigrati al nord. Ed essere meridionale, figlio dei meridionali, nei primi anni 70, al nord, non era la cosa più facile del mondo. Come posso farvelo capire, voi che capite bene veramente in poche parole la situazione come la vivevamo noi? I negri eravamo noi! E su di noi circolavano le stesse leggende incontrollate che girano oggi sui nostri amici colorati. Delle cose assurde, si dicevano, ad esempio, come sui calabresi, non sui meridionali generali, sui calabresi, si diceva ad esempio che i calabresi coltivassero il basilico con le vasche lavandole. Non vi ricordo il ma chi l'ha mai usato il basilico? Peperoncino, sì, melanzane forse, ma basilico mai! Basilico è una pianta tipicamente ligure che i liguri usano per fare il pesto alla genovese, che è genovese, non temo smentite, perché è l'unico condimento per la pasta che non necessita l'uso del gas. Per... si fa vedere la mangiare così, ma col cazzo la genovese. Allora, no, non era facile, non era facile perché c'era paura del diverso, c'era diffidenza, chiamiamola col suo nome, c'era razzismo. Razzi, era razzismo, io l'ho vissuto, lo so, era razzismo, attenzione, razzismo in realtà lo siamo tutti, ora non stasera qui in questa bellissima occasione conviviale, no, dico a casa, non lo sei da solo a casa, e guardi studio aperto, che è confezionato per tirare fuori gli Salvini che c'è in te. Dove ti fanno vedere quel servizio sul rom ubriaco che ha investito la gente con i violini tristi sotto, che ti fanno vedere la foto della carta d'identità del rom, e tu dici, percorso lui, a che faccia, che non ti sei visto la tua, e ti incazzi, oh come ti incazzi, in quel momento lì potresti fondare la sezione di Acquiterne del Ku Klux Klan. Guardi il rom e dici, negro di merda, è un rom bianco caucasico, negro di merda. Invece li metti tutti insieme, ma questa cosa tu la puoi fare a casa se non hai i bambini, perché i bambini sono come le spugne, assorbono e rilasciano, di solito al momento sbagliato. Per cui se tu dici, negro di merda, c'è tuo figlio, lui ascolta lì per lì, quindi domani va a scuola, dal suo compagno di banco a Ziz, perché l'integrazione c'è già stata, fatemi una ragione. Lì dice a Zizio, ti voglio tanto bene, sei il mio compagno di banco e il migliore amico, ma mio papà mi ha detto che sei un negro di merda. Note sul registro, incontri con la famiglia, non se ne viene più fuori. Io questo tipo di razzismo l'ho vissuto. Io avevo un compagno di classe, di prima elementare, che si chiamava Matteo, il nome assolutamente casuale, con le cose che mi incrociava nella classe, mi guardava male e mi faceva mafioso. Te sei un mafioso. Me l'ha detto il mio papà, che quelli che vengono da quel posto stanno lontano da ogni te, sono tutti mafiosi. È ignoranza questo o no? Lo domando a voi, Peter, è ignoranza questo o no? È ignoranza, no, non serve l'applauso, è ignoranza, vero? È ignoranza, perché quelli sono i siciliani, noi abbiamo la draga, è una cosa diversa. Io conosco un po' la lancia, la pietra, guarda, è una cosa che non sopporto. O poi Matteo ha smesso, No, ha smesso di darmi del mafioso. Io quando trovare la testa del cavallo a dondolo del letto e ha messo, ma al di là di questo, questa parola andrangheta, che io quando la dico da nord a sud si crea una caverna incredibile, perché la gente ha paura di questa parola. Cioè una parola che comincia con un apostrofo. Togli il suo significato atroce che ti porta dietro. Andrangheta non vuol dire niente. Sembra il rumore dei motorini o della mora ragazzini che dice andrangheta, vada a dire. Oppure se non accordo di flamenco, drangheta, ci sta, preciso. Drangheta non vuol dire niente. E poi, nel 70, nei calabresi, non eravamo conosciuti nel mondo per la drangheta. Altre cose, in più, che le va, sequenze di persona. Mica come portavamo via la gente noi. Una classe, uno stile, un'eleganza. Oh, a dire il vero, a contenderci questo primato nel sequestro di persona,
c'erano i sardi. Ci sono dei sardi tra di voi per la data in mano? Tanto non si vedono comunque. Allora dicevamo, ne prendevamo uno il giovedì, ne prendevano uno il venerdì. C'era proprio una gara tra sardi e calabrese che faceva il sequestro. Io non voglio fare del campanilismo facile, ma anonima calabrese, nettamente superiore a quella sarda. Non fosse altro che una sorta di questione morale. I sardi erano banditi tucuri, i sardi non avevano rispetto per nulla, era una prova. I sardi osarono sequestrare il più grande poeta del XX secolo, i sardi osarono rapire Fabrizio De André. Ora, lasciamo perdere la questione morale, che di per sé è importante, ma dal punto di vista meramente tecnico-criminale, ma come cazzo ti viene in mente di rapire un genovese? Come hai fatto vita questa idea così stupida? Capito le immagini di viaggio che avevano fatto questi poveri banditi sardi con De André legato dietro che gli facevano, ma non c'ho una linea. L'ultimo disco non ha venduto niente, spende tutto con i biglietti, ci sono un po', perché prima di lei? Mia, avete sbagliato cantautore, è Gino Paoli quello che so di Svizzera, io non c'ho una linea. Questo però, il punto che voleva arrivare era che io sono degli anni 70, anche se li ho vissuti così in maniera un po' pericolosa, gli anni 70 erano bellissimi, è vero o no? Chi c'era negli anni 70? Erano belli o no? I ragazzi che non so di che cazzo sto parlando, stasera tornate a casa, guardate le foto dei vostri genitori, erano bellissimi! Bellissimi, sempre allegri, stessi erati, ma poi belli! Pantaloni a zampa d'elefante come se non ci fosse un Dio. Belli, non si parlano delle bacchette assolutamente non regolamentari. Borselli di cuoio con figlie grandi come l'Umbria. Stivaletti con tacco cerniera interna similpelle. Via! Bellissimi, le nostre mamme erano delle pettine che sfidavano la forza di gravità. Io ho un rumore legato alla mia infanzia, che è questo. Latta! Due tubi da un litro e mezzo a settimana, mia madre. Le nostre mamme hanno fatto il buco nello zonno, ha fatto la roba. Mia madre mi vuole che si dava un colpo di spazio, si stava rompendo di Antartide. Sono la mia, avrete una coscienza almeno per un giro vincolato. Però tremendo, tu tra mi bello con mia madre, cioè si sedevi rimane vincolato, c'era questa colpa di latta su ogni cosa. Però erano belli, eravamo spensierati, eravamo felici, lavorava solo il papà, eppure facevamo un mese di vacanze, non si capiva come mai, non avevamo paura di niente, fumavano tutti e faceva benissimo! Non c'è niente, tranquilli, facevamo le case con l'Eternit, le case, tutto, costava un cazzo, tutto le case, Eternit. Ho immagini di mio padre e mio nonno che spiegano l'atto di Eternit a torso nudo e respirano sereni. Gli avanzi, sedersete! Ti avanzava una curva di te! Ma buttare il mare mangia tutto, buttare il fiume, via! Cioè, inquinavamo tranquilli! Non c'erano vegani, vegetariani, non c'erano! Se ti nasceva un figlio vegano, lo portavi a Berlino, te lo metteva a posto! Non c'era! Ora i vegani! Ce ne sarà qualcuno per la stata di mano, ma non ce la fa la stata di mano, che quel proteggio. Ma dicevo, i vegani hanno un unico grande merito sociale, hanno reso simpatici i vegetariani. Perché tu parli di questo argomento, la gente va qua, i vegetariani ancora minca, ma i vegani. Perché il vegano è una creatura mitologica, è un incroce, capito, tra il testimone di Geova e il rappresentante della follezza. Per convincere di qualcosa. Una volta hanno conosciuto un testimone di Geova rappresentante della Folletto. Veramente, ti tornava gli aprili e diceva il tuo Dio non sa aspirare proprio niente. Allora, comunque, e io sono così. Allora, io sono un carnivoro, per certo. E a me la carne non piace al sacco di più. Un buon veterinario potrebbe ancora salvarla. L'ultima volta ero in un ristorante di un amico che si chiama Giorgio, a questo ristorante si chiama La Mucca Allegra. Allora Giorgio 1,90 per 1,90 di larghezza, capito? Giorgio, sì, Giorgio quando non cucina animali morti affila i suoi coltelli. Il più corto è 60 cm, però il rumore che senti da Giorgio è sì. L'ultima volta ero lì, faccio il primo taglio della mia fiorentina da 1,4 kg, mi spunta dietro la spalla questo vegano attivista, ma non lo vedo entrare, capito? Perché lui è più brutto.
Mi fa, ma come fai? Ma come fai a mangiare un cadavere? Ma guarda, con cortezze e coltello, per il ricco, una roccia. Perché sei verde, vedi, se esce fuori attacca a piovere, capace che c'è un po', gli mangia la vita. Non vuol dire di aver rotto le palle a me, è andato da Giorgio. Ho un minimo di istinto di conservazione della vita. Se tu vai da uno di 1,90 o 1,90 che ha una scimitarra in mano, non puoi dire tanto. Lei, per legge, mi deve offrire un'alternativa vegana. Io. Se non te ne vai, l'alternativa vegana sei te. Preciso, hai capito? Erano belli gli anni 70, stavamo bene, non avevamo problemi, non c'era Facebook. Non c'era! Non c'era neanche negli 80 e negli 90 Facebook, è 13 anni che ce lo veniamo con Facebook. C'era una cosa simile, meno tecnologica, si chiamava portinaia. Scendevi, ti facevano le notifiche sul condominio. Facebook, questa è una grande portineria dove tutti si valicassero in tutti. È legato a un'altra cosa, Facebook, ai selfie, no? Al fatto che fotografiamo qualunque cosa. Io gli ho tirato mio figlio e gli ho detto, ma perché non mangi? Perché non vuoi mangiare? Guarda che sono persone che non hanno cibo, ma le cazzo di foto mettono su Facebook. Perché ormai noi fotografiamo il cibo. Non sapete che è gratis la foto. Perché quando devi pagare l'urino lo stronzo che lo sviluppa, fa col cazzo che fotografare gli spaghetti.